Finalmente siamo avanti con la trama di Blue Archive. Un pochettino per giorno, insieme allegramente. Ci facciamo due risate, ci leggiamo la trama e mi accaparro i cristalli per me. Bene, oh, cos'è? Ma cos'è quella? C'è mia moglie, ma a destra, è venuta a controllare che la situazione sia sotto controllo. Che sia tutto a posto. Benissimo, benissimo. Lì resterà. Ci farà compagnia. Benissimo. Best girl? È dubbio questo, insomma. Andiamo. Capitolo 2. Episodio 1. Un'alleanza inaspettata. Eccola! Eccola! La pazza! Perdonami, perdonami, perdonami. Non vi perdonerò mai, 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 mai. Locca gli occhi su Aruka. Bruttissima. Meglio far finta di non aver visto nulla. Sei il loro senior amministratore senior. Questo ti renderebbe il secondo in comando del team prefetti. Per favore, lo fai suonare come molto più appariscente di quanto sia. Che è la gagno di archivi questa, praticamente. Non sono nulla di più di una segretaria di supporto al capo prefetto. Le tue subordinate non hanno nessuna ragione per muovere, alzare i tacchi in questo momento, se è tutto qui quello che rappresenti. È una capa grossa, altro che. Più che alzare i tacchi, proprio tremolare di paura. Chi dice che non so che io stia tremolando? Un'osservazione molto astuta. Vediamo. Tu devi essere Suna Okami Shirok. Ci sono voci che gli studenti del consiglio Abidos sono gli unici rimasti in questo distretto. E suppongo siate solo voi. Da quello che sapevo, dovevano esserci 5 studenti di Abidos nel consiglio. Sembra che vi manchi qualcuno. La nostra presidentessa ora è via. E non siamo lo consiglio studentesco, siamo la Foreclosure Task Force, signora amministratrice. Okusura, giusto? Non ci sono membri del consiglio presenti? Mi piacerebbe parlare con gli studenti del consiglio, se vi va bene. Il consiglio degli studenti di Abidos è andato da molto. Per tutti intenti e tutti i motivi, noi siamo gli studenti che agiscono per il consiglio, praticamente. Se hai qualcosa da dire, lo puoi dire a noi. E se tenere qualcuno sotto tiro è il tuo modo di fare conversazione, sei molto condannabile, secondo me. Oh! E mi scuse, tutte voi le unità, abbassate le armi. Oh! L'hanno fatto veramente. Permettetemi di scusarmi per il mancato utilizzo, il sbagliato utilizzo della forza dei miei colleghi. Cosa diavolo? Ma stavo seguendo i tuoi ordini, Ako. I tuoi ordini erano di ingaggiare ciecamente usando un bombardamento indiscriminato fin dall'inizio? Beh, supporto di fuoco è come si dice?
È una tattica base che viene usata nello spiegamento della fanteria per supportarla. Questo non vuol dire che certe precauzioni non debbano essere prese quando si opera nel distretto di un'altra accademia, vero? Ancora, le mie più sincere scuse alla Forclus Task Force. Il Gehenna Team Prefetti è stato mobilizzato per prendere specifici individui che hanno violato le nostre regole in custodia per portarle via. Questo è stato un incidente sfortunato, ma visto che nulla di illegale è traspirato, spero che ci capirete. Stavamo solo agendo in accordo con l'urgenza della situazione. Vi chiedo per la vostra cooperazione per l'esecuzione dei doveri del team prefetti. E come abbiamo detto prima, questo non succederà. Oh? Un'accademia come Gehenna che abusa la loro forza massiva per fare operazioni tattiche verso una piccola scuola come la nostra? Questo è un chiaro rompimento di autorità giurisdizionale. Saremo noi a decidere come saranno gestiti quelli della Problem Solver, quelli della Problem Solver. È una disgrazia che l'Accademia di Henna, nel calibro di Gehenna, abusi il suo potere per lanciare questo tipo di assalto. Sembra che tutte quante voi la pensate allo stesso modo. Sono scioccata di vedervi così ostinate anche in faccia alle nostre truppe. Possa essere la fonte di questa sicurezza legate alle abilità di un certo individuo che avete con voi, forse per caso Eldar Sensei? Sensei, sei l'ufficiale advisor di Shale. Questo vuol dire che sei d'accordo con la Forclosure Task Force? La Problem Solver potrebbe essere una noia, una scocciatura, ma non sono bad kids, sono bravi ragazzi. Sono tutte belle comunque. Aru potrebbe essere stupida, ma non è una bad apple, non è cattivone. Ok, sono tutte un po' stupide, ma non così stupide. They're not bad kids. Cosa? Certo che sono delle mele marce. Hanno fatto scoppiare il ramen shop. Lo hanno fatto veramente. Ma scommetto che l'hanno fatto esplodere per sbaglio. E poi si sono sentite obbligate di andare avanti con questa situazione. Cosa? Se quell'esplosione era mirata a noi, perché farla esplodere al ramen shop quando non eravamo là? Tutto quello che ha fatto è far saltare il loro piano e comporre così una trappola terribile e basta. Suppongo che tu abbia ragione. Hanno fatto una trappola e poi hanno preparato una trappola e hanno fatto scattare per l'incidente? Mamma mia, ma chi vorrebbe assoldare quelle idiote? A prescindere, questo non cambia il fatto che hanno demolito il negozio di ramen, il locale di ramen, e quindi non le consegneremo. Esatto, e possiamo usare questa chance per scoprire per chi lavorano. Non abbiamo finito con loro. In conclusione, non c'è bisogno per noi di negoziare con voi. Richiediamo che il Gehenna Prefect Team rimuova le sue forze immediatamente. È un peccato. Se deve essere così, non mi lasciate scelta. Veramente, non mi dà gioia tutto ciò, ma abbiamo scelta che usare se non usare la forza bruta. Cosa diavolo? Imperdonabile. Da dove vieni? Imperdonabile! 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 È
bellissima. Ma è così forte lei? Basta con le tue menzogne, Amauato. Pardon? Hai detto che far ciò non ti porta gioia. È una menzogna. Era quello che volevi. Ayoko. Bella, Aruka. Mi spiace. Mi spiace che non sono venuto ad aiutarvi prima. È tutta colpa mia. Il piano è rovinato. Devo sacrificarmi come penalità? Come espiazione? Lo farò con gioia. Sì, tecnicamente è colpa tua. Ma penso che vada bene che... visto che le cose stanno diventando più interessanti. Oh, cielo. Siete riuscite a superare il nostro perimetro. Che cosa diavolo? Come hanno fatto ad arrivare qua? Beh... E mi scuse, signor amministratore. La nostra attenzione era negli studenti Abydos. Assembleremo la formazione immediatamente. Va tutto bene. E per te, Kayoko, dove vuoi arrivare? Born TPL. Scusate, anche lei merita la screen. Questa bellina. Perché andare oltre il... lo studente, distretto di studenti per arrestare qualche piccolo criminale con noi? È inefficiente e stupido usare la forza in quel modo. E non è lo stile di Ina. Ovviamente era una decisione unilaterale presa da te, Ako. Hai mobilizzato un plotone della grandezza di una piccola armata solo per prenderci in custodia? No, l'hai fatto perché hai pienamente anticipato uno scontro ostile con un'altra scuola. Ma l'intero corpo studenti di questa scuola è fatto da solo 5 studenti. Dà solo una spiegazione. Il tuo vero obiettivo era Shale. Quello che volevi era Sensei fin dall'inizio. Cosa? Sensei? Bene. Oh, cielo. Dovrei aver ricordato che Problem Solver aveva qualcuno come te nei suoi ranghi, Kayoko. Forse ho detto un po' troppo alle ragazze di Abydos. Oh, vabbè, non importa. Stomp, stomp, stomp. Le forze stanno avanzando da tutte le direzioni del team prefetti. Stomp, stomp. Rinforzi. Ce n'erano altri? Numeri così grandi? Ok, forse ho esagerato un pochettino. Ma pensavo che era meglio essere sicuri quando dovevamo avere a che fare con Shane. È meglio essere super preparati. Che non esserlo affatto, dopo tutto. Pensavo che avessimo rotto la loro linea d'assalto, ma ora ce n'è una seconda. Kayoko ha ragione. Anzi, a metà ragione. È vero che pensavo di anticipare il peggio nell'evento di combattere con Shane. Ma non è vero che intendevo fare scalare le cose così come sono andate. Spero veramente che mi credete quando dico... spero veramente che mi crediate quando dico ciò. Però capisco se non lo farete. Capirò se non lo farete. Le Tea Party agiscono come il concilio studentesco della Trinity General School di Gehenna. Come si dice? Le rivali da lungo tempo della Gehenna Academy. La nostra intelligence ha scoperto dei report di Scale che erano stati mandati al Tea Party. Farò sapere quello che è successo oggi al Tea Party, disse Ifumi. Non ho idea che cosa voleva fare Shale all'inizio.
Ma qualsiasi informazione il Tea Party aveva era assolutamente necessaria da acquisire per noi. Quindi ho dato un'occhiata al report che Chinatsu aveva compilato. Molto belatamente, devo aggiungere. Eccola! Moglie! Una misteriosa organizzazione ha lasciato lasciata indietro dalla General Student Council, dalla presidentessa. Un club extragiudiziale comandato da un adulto. Non posso essere l'unica che lo trova sospetto. Ci sono cose, molte, troppe variabili sconosciute quando parliamo di skate. È inaccettabile. Con la tratta da firmare all'orizzonte, insomma. E finché non è firmata, il team prefetti prenderà il sensei in custodia. Prendersi cura di un gruppo di combinaguai è soltanto un piccolo bonus di mezzo. È bello che le cose siano rese semplici. Quindi il tuo piano è di rapire il sensei. Pensi davvero che ti permetteremo ciò? Sì. Questo è il modo in cui agirò. Dico bene, Okuzura Ayanem. Non esiteremo a usare la violenza se necessario. Infatti, la accogliamo. Boss, è la nostra unica chance per scappare. Non si torna indietro quando la battaglia inizia. Il team prefetti attenterà di farci fuori. Insieme ad Abydos in un solo colpo. Ma se gli studenti di Abydos attirano il loro fuoco, potremmo scappare tra i loro punti deboli. Boss? Oh, Kayoko, dovresti conoscermi meglio ormai. Scappare? Dopo che ci hanno, come ci hanno trattate? Non scapperemo mai dal combattimento. Problem solving è tutto tranne un gruppo di villain di terza categoria. Mi piace questo sorriso, sadico. Non potrei mai perdonarmi se lasciassi andare via con questa blatante mancanza di rispetto. Haru! Ma siamo scappati da un combattimento solo ieri. Ah. E come vuoi combatterli? Saranno tosti da battere, anche se ci uniamo con Abydos. Lo sapevo che ci alleavamo, dai. Inoltre, non c'è modo di sapere se gli studenti Abydos coopereranno con noi. Quello che rimane è... Va bene, lavoreremo con Problem Solver. Facciamo fuori questi arroganti maledetti. Diventeremo lo scudo di Sensei. Tutte noi proteggeremo il Sensei insieme, ok? Le cose sono evolute velocemente. Naturalmente, chi pensi che siamo? La nostra vittoria è assicurata. Trust me. La fiducia è incontra la fiducia. Ecco il modo in cui agisce Problem Solver. Sì, e lo dobbiamo a Sensei. E per la cronaca, non abbiamo fatto scoppiare il ramen shop per sbaglio. L'abbiamo fatto totalmente di proposito, ok? Era un atto di alto livello riguardo un attacco, la guerra psicologica, diciamo. Che solo una bandita a sangue freddo come me potrebbe fare. Cielo. Sapevamo che era possibile, certamente. Però non sta diventando un po' troppo amiche velocemente? Ci vuole tempo per queste cose. Ma molto bene. Team perfetti, andiamo. Fate fuori la Foreclosure Task Force e i Problem Solver. E catturate se Sensei. Sensei è un esterno di Kivotos. Quindi fate in modo che non sia ferito. Ve la farò pagare per sparare uno shotgun a me. Addosso a me. Il nemico ha iniziato l'assedio. Sensei, per favore, guida Problem Solver 68 con noi.
Acquisite, nuove figlie sotto la nostra guida. Oh, ma le usiamo! No, non ci credo. Oh, cazzo. Ma quindi Haruka era come pensavo un tank. Wow, quanto è bellina. E Mutsuki e Haru sono dei DPS praticamente. Top. Andiamo. Out. Guidate da Haruka praticamente. Cosa fa la sua skill? Attacco a ventaglio. Oh cazzo. E l'attacco di Haru. Un nemico e danni attorno a quel nemico. Oh cazzo. Tre nemici. Oh cazzo, troppo potentissimo. Shotgun time. Oh cazzo. Belline. Cristo, vanno avute tutte. Cielo. La squadra 1 non può combattere. Ritiratevi e rigruppate. Arrivo subito, ragazzi. Solo un secondo. Eccoci ragazzi, poteva essere la fibra, quindi andava controllato questa cosa. Squadra 1 non può combattere, ritirata e rigruppare. Squadra 3, andate indietro così che possiamo far rifornimento. Capisco. Ora ho una migliore comprensione, una comprensione molto più chiara di quante truppe dobbiamo schierare per avere a che fare con Shade. La loro forza è molto oltre quello che mi aspettavo. Incredibile. Non le abbiamo sottovalutate, ma dovremmo approcciarle comunque con più cautela. Ma non è che siano invincibili, hanno le loro debolezze. Quindi so quello che servirà per sconfiggerle. Dobbiamo solo spingere ancora un po' e sono sicuro che potremo vincere. Molto bene, squadra. Posteriore, no, 8, avanzare. Team Perfetti sta chiamando un terzo battaglione. Ancora? Dici che ce ne sono altre? Questo non è nulla, possiamo continuare a combattere. E non dovrebbe avere l'autorità di mobilizzare così, di mo mobilitare così tante truppe. Qualcuno deve averle
Aiutate. Sta dicendo che quindi il capo prefetto ha dato l'ordine alla fine? Cosa? State dicendo che Hina sta venendo qua? Dobbiamo scappare. Non è quello che ho detto. Calmati, boss. Questa sarà una completa nuova esperienza per me da qui in poi. Devo scrivere le mie scuse al presidente. Se il presidente viene a sapere tutto ciò. Bella lei comunque. Va bene, è il momento del terzo round. Team perfetti, preparate le vostre armi. Ah. Presidentessa Hina? Presidentessa? Presidentessa, stai intendendo la capitale dei prefetti? Presidentessa, non mi stavo aspettando, non mi aspettavo di sentire da lei così presto. Sentirla così presto. Ako, dove sei ora? Io? Sono in una strada lontana da Gehenna, ovviamente. Sono in una pattuglia di routine con il club. È menzogna! Suppongo che la senior administrator stava davvero agendo di testa sua. In ogni caso, cosa c'è? Dovresti essere via in un viaggio d'affari. Lo sono, e infatti sono appena arrivata. Oh, capisco. Presidentessa, c'è qualcosa che devo fare, quindi la contatterò a breve. Sono un po' occupato adesso. Occupata? Occupata con una routine patrol? Cosa sta succedendo? Questo è perché... Potrebbe essere che sei occupata a comandare, tipo, a comandare i nostri membri della nostra accademia senza giurisdizione? Cosa? Ah? Ah? Oh merda. Presidente? Presidentessa? Quando sei arrivata qua? Blue Archive ready! Yes! Eccola! Cinazzo. Oh no! Oh oh. È meglio che tu abbia una buona spiegazione, Ako. Il capo dei prefetti di Kekenna. Nuovo episodio. Andiamo. Sono Saki Hina, la Gehenna capa perfetto. Il suo aspetto corrisponde al suo file. Deve essere lei. Ma lei è del più alto rango fra le forze armate. Chi porterebbe qualcuno come lei fino a qua? Capisci, presidente? Ci siamo mobilitati per arrestare un gruppo di Comina Guai. Intendi Promen Summer 68? Da quello che posso vedere, sono quelli che stai confrontando, combattendo ora. Sono la Shade. Promen Summer dovrebbe. Vento gelido. Ah no, sono scappate. Erano qua. Quindi posso spiegare tutto, presidentessa? No, va tutto bene. Penso che capisco. Questo deve essere stato fatto per identificare e rimuovere i fattori di Gehenna, di rischio. Ma Ako, siamo il team prefetti, non il consiglio studentesco. Shale è il tea party, il consiglio generale del presidente. Tutte queste cose sono meglio lasciate alla Pandemonium Society, a quei pelandroni della Pandemonium Society.
Discuteremo i dettagli quando tornerò. Taglia tutte le comunicazioni e prenditi un po' di tempo per riflettere nella sala, la club room del team perfetti, Jaco. Sì, ricevuto. Sì, signora. Ora è la nostra occasione per riprovarci. Aspetta un minuto. Gehenna head pref, prefetto di Gehenna capo prefetto è estremamente potente. Non c'è nessuno più forte di lei in tutta Kivotos. Non essere, non abbiate fretta. Dobbiamo negoziare prima. Perché voi ragazze amate combattere così tanto? Final boss davanti praticamente. Siamo la Bidos for Closest Task Force. Signorina capo prefetta. Capisce la situazione? Certo. C'è stato un schieramento di truppe non autorizzato vicino al nostro distretto senza avvertimento, che cozza con altri studenti dell'accademia. Ma anche è vero che voi avete interferito con il business del team prefetti Abidos. Ok, quindi la nostra posizione non è cambiata. Aspetta, Problem Solver se ne è sparita. E il numero di truppe non è cambiato. Tutto quello che abbiamo è Sensei. È difficile, ed è difficile fermare gli altri. Spero che Oshino. Vorrei che Oshino fosse qui adesso. Oshino? La Oshino di cui parlate è Takanashi Oshino di Abidos? Eh? Che cos'è tutto ciò? Che casino! Boom 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 boom! Cosa? Oshino? Scusate, scusate, ho fatto un piccolo riposino. Lo so che sono in ritardo. Perché il boss finale è spaventato da Oshino? È spaventata da Oshino? Perché gli ha messo così a lungo? È stato un casino qua. Queste delinquenti di Hena stavano. Ma li abbiamo sconfitti tutti. Beh, non proprio tutti. Il team prefetti di Hena. Hai seguito Proven Solver fino a qua? Va bene, non so cosa è successo, ma tutti quanti in Foreclosure Task Force sono presenti. Quindi proveremo ancora? Proveremo tutto ciò ancora? Team perfetti? Sei cambiata molto dal tuo primo anno. Quasi non ti riconoscevo. Mi conosci? Quando ero nel comitato della intelligence, ho preso nota di tutti gli studenti degni di interesse in ogni distretto. E non ti ho mai potuta dimenticare, Takanashi Oshino. Ho pensato che tu avessi lasciato Abidos dopo un certo incidente. Forse c'è un motivo per cui lei è sempre stanca e fa finta di essere, insomma, distrutta ogni volta, consumata. E poi anche questi occhi di colore diverso segnalano un certo potere, secondo me. Capisco, quindi è questo che è successo. Ecco perché Shale. Bene, non importa. Non sono venuta qui per combattere. Yori, Shinatsu. Sì, presidentessa. Sì. Riunite le truppe, ce ne andiamo. Cosa? Ce ne andate? Si inchina. Ah? Scusate. Quanto è carina però. Sì, è inchinata? Io, Sorasaki Hina, capo della Gehenna, dei prefetti di Gehenna, mi scuso formalmente alla Abidos Foreclosure Task Force. What? Per l'inautorizzato uso della forza in un distretto esterno.
Maiala. Lina, tanta roba, ragazzi, Il team prefetti di Gehenna non entra più in quest'area senza autorizzazione. Vi chiediamo perdono e, chiediamo la vostra comprensione. Presidentessa, grazie. Aspetta un minuto, presidentessa. E quelli che hanno violato le nostre regole? Cosa ne faremo di Problem Solver? Sguardo della morte. Oh. Andiamo. Quando ti fanno sguardo e ti dice zitta, non parlare, non esistere. Oh cazzo. Team Perfetti, le sue forze, è sparito da Abydos in un batte d'occhio. Muovere una forza così grande, così velocemente, la capo perfetta è veramente qualcosa. Che peccato. Era una buona opportunità per combattere nemici forti. Hiroko deve avere il sangue dei guerrieri. Ma ancora... ma comunque anche io non sono una da rifiutare un combattimento. Non capisco cosa sta succedendo. Cosa è successo? Non so. Perché il capo perfetto era qua? Non ne sappiamo nulla nemmeno noi. Ma dov'eri? Scusate, scusate. Mi sento che le cose stanno peggiorando. È tutto così caotico e difficile da capire. Ayane. Giusto. È successo così tanto oggi. Non dovremmo spingerci a fare di più. Dobbiamo riposare. Sì, facciamo il gruppo oggi e capiamo la situazione a scuola domani. Ok, hai ragione, Ayane. Finiamola qua. Ci incontreremo nella club room domani mattina presto. Ok. Ricevuto, mi serve una doccia comunque. Sensei. Penso che il capo prefetto ha detto qualcosa prima che se ne andasse. Che cosa ha detto? Ah. Iori, va tutto bene? Sono stata minacciata con uno shotgun, fatta rotolare intorno, sgridata da Ako e congelata dallo sguardo ghiacciato della presidentessa. È stato un giorno tosto. Capisco. Posso per favore non darmi quello sguardo di pietà? È chiamata empatia, Iori. Ok. Sensei di Shade. Mi vuoi parlare? Sì. Ho qualcosa che ti devo dire. Ho pensato che era meglio che lo sentissi in anticipo. Cosa? Conosci la Kaiser Corporation? La conosco molto bene. Capisco. Sia Pandemonium che T-Party hanno, devono ancora ricevere questa informazione. Ma pensavo che tu dovresti saperlo. Penso che la Kaiser Corporation sta organizzando qualcosa nel deserto abbandonato di Abydos. Nel deserto di Abydos? Sì. E non ho interessi nell'informare Abydos. La loro accademia sarà comunque chiusa presto. Beh, arrivederci. Ci vediamo la prossima volta, Eldar Sensei. Ha sorriso! Bellina. Ci ha degnati di un sorriso. Ti dirò quando siamo tutti vi farò sapere quando siamo raggruppati. Ok, Sensei. Andiamo indietro. Addio, Problem Solver 68. Unitevi a noi. Ah.
passare la ferma, Aru. Muoviamoci. Scusate, dove devo metterlo? Guarda qua. Aru ha lavorato veramente duramente su questa calligrafia. Comunque, buttalo in quella pila bruciante di spazzatura là. Non puoi buttarlo. Dobbiamo portarlo con noi. Ma è solo la tua vecchia calligrafia nei compiti. Fare una cosa cattiva ogni giorno? Che strano messaggio. Ma sarà, varrà 100 milioni di yen fra 10 anni circa. Sembri così giù, Aru. Cosa succede, capo? Non penso che Aru sia felice di andarsene dall'ufficio. Ma non possiamo lasciare scoprire al team prefetti la nostra locazione. E i nostri clienti verranno a inseguirci per aver fallito la missione. Che cos'altro possiamo fare? Il combattimento con Abidus è finito anche male. Quei traditori, come possono targettare quelli che hanno combattuto con loro? Sono delle codarde, ecco cosa sono. I soldi nella borsa sono stati lasciati al negozio di ramen per coprire le riparazioni. Aru, sei... Zitta, zitta! Lo so, non sono... veramente una veterana spietata. Una fuorilegge spietata. Il nostro boss è so high maintenance. Richiede molta, molta cura. Questa persona. Ma questo è il bello di Ari. È così divertente stare con lei. È vero, Aru. Se non era per te, non saprei se sarei ancora viva. Oggi. Mi ispiro a te più di chiunque altro, Aru. Ho detto zitte! Oh, issa! Ecco, è tutto caricato. È l'orso del gruppo, lei, praticamente. Ora dove dovremmo andare? Se nessuno ha un piano, penso che dovremmo tornare a Geken, no? Ciao a tutte! Eccoci! Dai, dobbiamo reclutarla! Tu? Shade Sensei? Oh, Sensei! Sei qua! Cosa stai facendo qua? Sei nel side di Abidos! Sì, ma il Sensei ha sempre detto che dovremmo andare d'accordo. È vero, e Sensei ci aiutate. Quando combattevamo contro il team prefetti. Il sensei sembra non avere nessun intento malevolo. E in più, stiamo comunque andando via. Non c'è ragione di essere ostili. State andando? Non ce ne stiamo andando. Ci stiamo spostando così possiamo fare più commissioni. Quindi andiamo. Spero di vederti presto, Aru. Ah, certo, sensei. È possibile che faremo affari insieme. Però non posso adesso, visto che siamo impegnate. Magari un'altra volta. Sì. Non è che non visiteremo mai più Abidos. Un po' mi piace questo posto. Sì. Sì, sono d'accordo. Certo, torneremo per il ramen. Era delizioso. Aru sta diventando una delle mie preferite. È completamente adorabile. Presto il truck è caricato con le possessioni fisiche della Promised Family 16. Ed è partito per la via. Buongiorno, Master. Sono venuto a controllare. Come stai? Stai bene, Master? Oh, Serica. Ah, è l'amica di Serica, Ayane. Siete qui presto? Come ti senti? Anche Sensei qua. Sto bene, sto bene. Era solo un graffio. Ma il tuo negozio? Beh, mi dispiace che sei dovuta lasciare andare, Serica. Però
Perché ti stai scusando? Non posso esattamente lavorare in un locale che è stato raso al suolo. Volevo chiudere quel negozio comunque. È stato tanto successo prima del previsto. Cosa? Volevi chiudere? Sì. Ho avuto un messaggio di sfratto dal proprietario. Dal proprietario? Di cosa stai parlando? Le costruzioni ad Abydos sono in mano alla Abydos School. Quindi il tuo shop deve... Effettivamente lo Student Council di Abydos non poteva pagare i suoi debiti, quindi il possedimento della costruzione è cambiato. Penso che non lo sapevate, perché è successo molto tempo fa. Cosa? Veramente? La proprietà è stata venduta? A chi? Era la Kaiser Lohans? Quel nome mi sembra giusto, ma non sono molto pratico di documenti e contratti. Se è quello che è successo, Serica, sensei, dovresti andare avanti e tornare a scuola. Devo controllare qualcosa prima di tornare. Cos'è? Verrò con te, Ayane. Ok, se è così, allora dovresti andare al club prima, sensei. Ti seguiremo. Va bene, anch'io vi devo dire qualcosa. Master, non pensare di andare in pensione, capito? Oh, Serica, ho visto una strana borsa di soldi al ristorante. Usala per riparare il tuo shop. Eh? Andiamo, Serica. Non so dove stiamo andando, ma ok. Ci vediamo dopo, sensei. Tutti hanno una storia. Prossimo capitolo. Quindi la Problem Solver 68 se ne va. Però così siamo tristi senza Haruka e le altre. Posso dire che la story mode è fatta veramente bene? Sì, sono d'accordo. È fatta molto bene. La scrittura è ottima e anche le trame, intrecciamenti politici, militari, tutto sono... cioè, un sacco seri. A parte che ci sono delle waifu carine a gestirli. Per il resto è tutto, cioè, tipo... legit. E per il resto poi i personaggi sono uno più simpatico dell'altro, cioè sono veramente fatti bene, catturano la tua simpatia, la tua attenzione subito. Haru è veramente tanto carino come personaggio, è irresistibile. Oh, sensei, ti sei svegliato presto. Abbiamo ancora molto tempo prima che inizi il meeting. Nonomi, sei già qua? Certo. Arrivo qua presto per fare un po' di pulizie. Non potevo starmene ferma. Come sta, Master? Ah, la sua salute sembra ok. Oh, meno male. Ho pensato che sarebbe stato troppo pesante per lui e se fossimo andati all'ospedale tutti insieme, e quindi non sono venuta con le altre. Che carina. Devo andare a trovarlo con Shiroko e Ushino dopo. Ma quando hai detto che la sua salute è ok, vuoi dire che c'è un altro problema? Sei abbastanza sveglia, Nonomi. Ah, chiamano il mio intuito. Hai lasciato Serika e Ayane e sei tornato da solo. Ma ho pensato che forse qualcosa è accaduto. Va bene, me lo potrai dire quando siamo tutti insieme. Se è importante, allora dovremmo saperlo tutte. Certo. Molto è cambiato da quando sei venuto qua. Abbiamo avuto il nostro primo advisor e siamo stati capaci di combattere e spingere le gang che ci stavano infastidendo. Abbiamo trovato le risorse che ci servivano e abbiamo superato tanti problemi. Ma sembra che ancora molti problemi sono davanti a noi. La Med Gang, Problem Solver, il Team Perfetti, la Kaiser Corporation. Mi chiedo cos'altro ci aspetti. Pensi che la Proposed Task Force sarà capace di andare avanti? Certo. Yep, se lo dici anche tu, allora è sicuramente vero. Dici? Shiroko. Ciao Nonomi, sensei. Oh Shiroko,
Sei qui per aspettare con noi? Dov'è Oshino? Oshino? È già qua. Sta probabilmente facendo un cenno da qualche parte a scuola. Ah, ok. Sensei, come sta Master? Master is... Sensei mi ha detto che il Master sta benissimo. Ma sembra che c'è qualcos'altro che sta succedendo, quindi dovremmo riunirci tutte per discuterne. Va bene, ho capito. Tornerò indietro per prima, allora. In qualche modo Scirocco sembra un po' strana, vero? Vero? È il vibe che ho avuto anch'io. Sembrava un po' nervosa per qualche ragione. Spero che non lo stavo soltanto immaginando. No, penso proprio di no. Andiamo a controllare. Ok. Bang. Crash. Oh, questo ha fatto male, Scirocco. Non comportarti come se tu non sapessi nulla. Questo sembrava come violenza fisica. Vai nella classe dove, da dove veniva il suono. Agire? Non so di cosa stai parlando. È una menzogna. Non è una menzogna, eh? Oshino, Shiroko, cosa sta succedendo? Calmatevi tutti. Cosa diavolo sta succedendo? Questo è fra me e Oshino. Mi spiace, ma per favore lasciateci sole. Non possiamo farlo. Non ci sono segreti nella Foreclosure Task Force. E lo sai che siamo nello stesso team, no? Quindi, se non spieghi cosa sta succedendo, sarai punita. Vero? Quindi. Credo di essere stata catturata nel nascondermi a fare un riposino per le mie vecchie ossa. Ma non è giusto. Lo sai quando sono pigra? Mi viene naturale come respirare. Non devi arrabbiarti così tanto. Shiroko, tende a prendere cose troppo seriamente. Beh, dovrebbe essere ora del meeting. Andiamo nella club room. Tutto bene, Nanomi? Sì. Penso che stavo nascondendo qualcosa. È ok, però. Ognuno ha almeno un segreto da tenersi. Dobbiamo andare, Sensei. Non posso far aspettare qualcuno. Ragazzi, è bruttissimo, guardate. È una mappa di registrazione di questa terra. E... Perché tutto sembra così teso? È successo qualcosa? No, veramente no. Ok, ma soprattutto abbiamo saputo qualcosa di veramente serio. È grave, è urgente. Per favore, guardate questo. Cos'è, una mappa? Questa è una mappa della proprietà del distretto di Abydos, che include dati di tutte le più recenti transazioni. Intendi documento che conferma chi possiede questa terra? Chiunque conosce Abydos sa che questa terra appartiene alla scuola, quindi per quale motivo ce la mostri? No, non è vero! Quando abbiamo visitato l'ospedale questa mattina, il master ci ha spiegato tutto. La maggior parte delle costruzioni nel distretto di Abydos, includendo quella di Shiba Seki Ramen, non sono più possedute dalla nostra scuola. Cosa? Di cosa stai parlando, Yane? Il distretto di Abydos non appartiene ad Abydos? E quindi? Questo, il attuale proprietario è la Kaiser Construction. Cosa? Avevano un debito enorme, loro si sono appropriati hanno sequestrato tutto quello che aveva Abydos. Tutti hanno una storia, parte 2. Let's go.
Kaiser Construction, intendi la Kaiser Corporation? Il distretto di Abydos appartiene a Kaiser. Questo include anche la Shiba Sekiram, lo Shiba Sekiram Shoto. Esatto. La costruzione già appartiene alla Kaiser Corporation. L'ordine di sequestro è stato ordinato del tempo fa. Quindi Master ha deciso di chiudere lo shop e ha detto che sarebbe successo prima o poi. Cosa? Non è possibile, non il ramen shop. Non solo quello, ma anche la principale costruzione di Abydos. Che con tutto quello che le principali costruzioni di Abydos e tutto il terreno che le circonda, deserto e natura. E anche le costruzioni che la natura non ha ripreso, quelle già appartengono a loro. Le sole aree che non sono controllate a loro è la principale costruzione della scuola e parti dell'area circostante. Ma com'è possibile? Com'è possibile che la terra in cui c'è il distretto dell'Accademia sia stata scambiata? Chi avrebbe fatto qualcosa del genere? Deve essere stato la Video Student Council. Lo Student Council ha votato nei diritti degli assetti della scuola. Solo gli studenti del consiglio sarebbero autorizzati a fare questo. Ha ragione, la transazione è stata mandata avanti dal precedente Student Council di Abydos. Ma lo Student Council se n'è andato da 2 anni. No? Degli affari ulteriori sono venuti alla luce da quando il Student Council è scomparso. Capisco, 2 anni fa. Cosa hanno fatto queste idiote dello Student Council member? Dello Student Council. Come hanno potuto vendere la terra, le terre della scuola alla Kaiser Corporation? La scuola appartiene ai studenti. Perché dovrebbero fare qualcosa del genere? Questo è enorme e non abbiamo idea che fosse. Non avevamo idea nemmeno che fosse successo. Distretto appartiene alla scuola, questo si sa. Eravamo solo preoccupate del debito della scuola, non dei suoi asset. Se solo lo avessimo saputo prima. Anche se lo avessi saputo, non potevi farci nulla. Questo è successo prima che tu fossi entrato alla scuola, prima che la foreclosure task force fosse anche formata. Addirittura formata. Oshino, sai qualcosa di tutto ciò? Oh, giusto, tu dovevi essere parte, eri parte della Video Student Council, no? Io e Ben ci sentiamo dopo. Va bene, grazie mille di essere passato, grazie davvero e ci becchiamo alla prossima anche con due archivi. Bye bye. Oh, veramente? È così? Sì, infatti era la vicepresidente del Student Council. Oh, è vero, ma non ho mai incontrato i miei kohai per 2 anni. Nel tempo che mi sono unita allo Student Council, tutti i vecchi membri erano già andati via. E il numero dei studenti, come si dice, iscritti era una singola cifra. Non c'erano membri di facoltà e le classi, cioè le lezioni erano state sospese da lungo tempo. Student Council, la stanza dello Student Council era come un magazzino vuoto e nessuno dei membri precedenti aveva lasciato dei documenti. È un momento in cui la costruzione della scuola era stata mossa diverse volte per evitare la rovina. L'ultimo Student Council era solo le nuove studentesse, la nuova presidentessa e me. La presidentessa era un'idiota con i voti più bassi nella scuola e ha accettato la posizione ciecamente. E io ero soltanto una premina dalla testa calda. Oh, tutto era un casino. La studentessa con i voti più bassi era la presidentessa del corpo studenti. Che concilio era? Che concilio studentesco era? I voti non indicano se qualcuno è adatto ad un lavoro, Serica. I tuoi voti non sono tanto alti nemmeno.
Lo so, ma perché adesso state tirando fuori ciò? Stavo solo parlando, dicendo per dire. No, ha ragione. Potremmo averla chiamata, averlo chiamato consiglio studentesco, ma eravamo così incompetenti. Ho finito per unirmi allo Student Council per incidente. Ero molto a zonzo, molto a caso nella mia vita a quei tempi. Non avevo idea di quello che facevo. Ero un idiota. Una totale idiota. Oscino. Oscino, non dovresti incolparti così. Infatti, dopo che lo Student Council è stato sciolto, è solo grazie a te che la Foreclosure Task Force è stata stabilita in Abydos. Potresti essere pigra, ma sei sempre la prima a prendere iniziativa quando veramente importa. Sì, quando Serica è sparita, eri la prima chiesto al sensei per l'aiuto. Aiuto. Giusto? È così? Non mi ricordo. Sì, è vero. Oh, davvero? Potresti essere fastidiosa, ma sei anche qualcuno che rispetto. Non sono sicura che sia un complimento. Cos'era quello? Cosa ti prende, Shiroko? Sentirti dire ciò mi rende così imbarazzata. Volevo soltanto dirlo. Perché pensate che il vecchio Student Council ha venduto la terra a Kaiser? Ovviamente erano d'accordo con Kaiser. No, non penso proprio. Oh, non conosco questi compagni di classe superiore molto bene. Ma sono sicura che hanno lavorato duro per il beneficio della scuola. Forse l'hanno fatto per ripagare il debito. Il debito. Sì, ecco cosa penso anch'io. Ai tempi la scuola aveva un debito enorme, ma quando è stata venduta a un prezzo così basso, scordatevi il preside. Non potevano nemmeno tenersi al pari con gli interessi che si incrementavano. Quindi hanno continuato a vendere la terra. Le terre. Questo è così strano. Li hanno manipolati nel cedergli le terre. Cosa ne intendi, sensei? Abydos è stato catturato nella loro trappola. Oh, capisco. È stata Kaiser che ha prestato i soldi ad Abydos. Quindi intendi. Kaiser Loans ha dato tanti soldi alla scuola in modo che non potessero mai ripagarli, forzandoli poi a rivendere le loro terre e continuare ad alzare gli interessi. Sì, all'inizio ci hanno detto di vendere le terre inutili come il deserto, eccetera. La terra era rovinata, quindi tutti sarebbero stati tentati da questa offerta. Ma visto che l'hanno venduta a un prezzo così basso, il debito non è molto calato e hanno continuato a farsi dare più e più terre. Quindi il distretto Abydos lentamente è diventato proprietà praticamente del Kaiser. Sì, ecco come è successo. Quindi la ragione per cui ci hanno prestato quei soldi, in primo luogo, era per far modo che potessero prendere la terra. È la trappola che hanno preparato a lungo, forse anche per decadi. È stata un'enorme cospirazione. Non posso crederci. Hanno giocato nelle mani di quei bastardi di Kaiser. Il Student Council era così stupido. Come possono cadere nella loro trappola così facilmente? Come sono potuti cadere così facilmente? No, avete capito male. Sensei? Quelli che li hanno ingannati sono i cattivi, non accusate le vittime. Lo so questo. Ho comprato cose sospette come i Germanium Bracelet. Lo so meglio di chiunque altro che gli artisti delle fiere sono i tipi cattivi. Ma mi sento così arrabbiata, perché? Perché dovrebbero fare qualcosa di così crudele ad Abydos? Eravamo già in difficoltà.
Serica. Quando la gente soffre, diventa disperata. Le persone disperate faranno qualsiasi cosa per alleviare la loro sofferenza. Sto solo citando qualcun altro. È tutto, Serica. Il debito della scuola, la situazione in Abydos e le prove che abbiamo trovato con Sensei. Tutto sta tornando a monte. Dopo che lo studio del Consiglio è scomparso, la Kaiser Corporation ha avuto modo di comprare più terre. Questa scuola era l'ultima parte che non possedevano. Quindi hanno assunto gang per attaccarci. Alla fine, quello che la Kaiser Corporation voleva non sono soldi, ma terre. Ma perché vogliono terre? Il distretto di Abyss non è nulla che natura selvaggia e terre piene di sabbia e basta. Lo so, non ho la minima idea perché volessero prendersele. Potrei avere un'idea. Sensei? Diamogli le informazioni che ci ha dato la nostra amica Ina. Sensei di Shady. Sia Pandemonium che T-Party devono ricevere ancora queste informazioni. Ma ho pensato che tu dovessi saperlo prima. Io penso che la Kaiser Corporation sta combinando qualcosa nel deserto abbandonato di Abydos. Nel deserto abbandonato? Kaiser? Hai in mente qualcosa? Perché la presidentessa di Heihenna vorrebbe dirti ciò, Sensei? Forza! Dobbiamo pensarci? È la Abydos Desert del nostro distretto, perché non ci andiamo? Sei curioso riguardo a cosa ce l'ha? Andiamo a vederlo con i nostri occhi. Wow, Serica, hai avuto una buona idea per una volta. Sei cresciuta così tanto, sono così fiera. Cos'è questa sensazione? È questo che vuol dire essere... avere il supporto degli altri? Sì, Serica ha ragione. Let's go to the Abydos Desert. Hi. Sensei, è il momento, prima che andiamo? Devo dirti qualcosa. Segui Shirok. Ecco. Prendi un pezzo di carta da Shirok. L'ho trovato nella borsa di Oshina. Lettere di... come si dice? Di abbandono di... Sì. E abbandono del club. Takanashi Oshino, Foreclosed Task Force. È una lettera di abbandono della Foreclosed Task Force. Non l'ho detto a nessuno, ma sono sicura che Oshino sappia che ho guardato la sua borsa. Perché gli hai guardato, controllato la borsa? Non è mai stata via così tanto tempo come quando il team prefetti ci ha attaccato ieri. Non potevo capire perché lo volesse fare. Quindi ho guardato nella sua borsa e ho trovato questo. Mi spiace, lo so che è qualcosa... Lo so che qualcosa che non è un crimine, non è un crimine perché non lo capisco. Accetterò la punizione che volete darmi. Ti punirò dopo. Ok, Oshino... Penso che sta nascondendo qualcosa a noi. Ci sta nascondendo qualcosa. Dun 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 dun. Into the Abydos Desert. Ok ragazzi, per questa volta ci possiamo fermare qua e continueremo le avventure della Abydos High School fino a portarle a termine. E vedremo come si collega tutto quanto con le altre scuole e poi inizieremo il prossimo arc. Vediamo se la prossima volta ce la facciamo finire. Va bene, per adesso grazie per aver seguito, vi saluto e alla prossima, ciao ciao.